Sì. Basilico, è questa la Samba che vogliono i tifosi, aggressiva, cinica, che porti a casa un risultato positivo. Sì, oggi non potevamo sbagliare assolutamente, quindi siamo stati bravi a far gol sulle occasioni che ci sono capitate. Per fortuna si è messa subito bene la partita e dobbiamo fare così, quindi ogni partita sappiamo che sarà dura, dobbiamo essere cinici, come dici tu, fare gol e stare lì tutti quanti attenti e portare a casa il risultato. Cambio di modulo, leggermente un po' più equilibrato, con un 4-3-1-2, su davanti tu avete fatto molto bene, tu e Cacciatore, avete creato scompiglio oltre ad aver fatto due gol, anche se appunto non sei stato l'autore, una Samba che appunto su davanti ha fatto impressione veramente, al di là dell'aspetto tecnico un po' inferiore dell'avversario. Sì, siamo stati bravi con l'Italia a mettere un po' in difficoltà, siamo stati corti, siamo stati tutti uniti, ci muovevamo tutti quanti insieme, siamo stati bravi. Poi alla fine quando viene il gol viene tutto più facile. Come ho detto prima, è venuto abbastanza subito, quindi siamo stati bravi a stare lì e a ripartire bene. Questa volta non siete stati, diciamo così, non avete avuto un calo di tensione nel secondo tempo, un calo anche fisico, avete condotto fino alla fine, fino al 90esimo, senza grossi problemi. Dopo due partite fatte come avevamo fatto l'altra volta, con dei cali di tensione adesso, come ho detto prima, non potevamo sbagliare assolutamente, quindi comunque sapevamo di stare, ci dovevamo stare con la testa e basta per portare a casa il risultato. Quando riguarda l'avvento di Palladini, cosa vi ha dato in più, qualcosa in più che appunto la squadra anche aveva bisogno forse? Allora, prima ci sono stati episodi comunque ci sono da sfavore, perché là a Montegrano è vero che siamo fermati un po', però un episodio alla fine, se vincevamo quella partita alla fine, può darsi che il mercoledì mentalmente stavamo diversi, quindi affrontavamo la partita in maniera diversa. Adesso cambiato così questo modo, adesso siamo un po' più coperti, siamo un po' più uniti. È stato proprio un cambio mentale, perché sapevamo che oggi non dovevamo sbagliare e basta, questo è stato il cambio e basta.